Speranza, un 2015 di Speranza, un 2015 dello Yacht Med Festival di Gaeta. Esprimiamo come augurio per il mondo della nautica, ma come augurio un po' per tutta la nostra economia. Un'economia che ha sofferto 7 anni di crisi, ma che finalmente comincia a rivedere un pochino di luce. Quindi questa luce siamo certi che illuminerà anche i nostri mari e anche il nostro mercato nautico. Lo Yacht Med Festival è una mostra splendente, una mostra di grande attrattiva per i paesi circostanti, sia le imbarcazioni, sia le autorità che oggi sono venute a festeggiare questa apertura della mostra. Mostra del Tirreno, una mostra che sempre più va verso liti internazionali. Abbiamo saputo dal presidente Zottola dell'accordo con la Tunisia per la prossima manifestazione fatta in loco, in quella terra che oggi è una terra ancora di maggiore speranza rispetto alla nostra, una terra comunque che dobbiamo considerare amica. Quindi proseguiamo in questa divulgazione, in questa attività nel Mediterraneo, per il Mediterraneo, un Mediterraneo che di questi tempi è stato molto oltraggiato, molto contrastato sulle cronache di tutti i giornali per fatti luttuosi purtroppo, ma che dobbiamo riportare a una tranquilla vivibilità. Deve ritornare ad essere quel mare nostrum al quale siamo sempre stati affezionati, che abbiamo sempre vissuto come casa nostra, la nostra casa estiva che attraversiamo con le nostre imbarcazioni, con le nostre bandiere di astronautica romana, astronautica italiana o tutto il mondo delle astronautiche provinciali, e soprattutto sotto un'unica bandiera, quella europea, che ci deve unire, ci deve aiutare a riconquistare questo bacino del Mediterraneo come un bacino appunto tranquillo, come un bacino che finalmente ci porti una nuova speranza di vita. Prima vera fiera del 2015 inizia la stagione nautica, lo Yacht Med Festival. Sicuramente un ringraziamento al presidente Zottola, che ha le capacità organizzative di organizzare una manifestazione così importante. L'Associazione Nautica Regione Lazio non è mancata a questo appuntamento importante. 10 operatori, 20 imbarcazioni portate dall'associazione, quindi un'importante presenza per una manifestazione che si sta sempre di più dichiarando in maniera autorevole e affacciando al mercato nautico. Nel 2014 l'Associazione Nautica Regione Lazio ha portato avanti dei progetti importanti in relazione all'usato, in particolare a tutela dei consumatori e anche per dare maggior pregio al parco usato che oggi c'è in Italia. Il primo vero progetto in relazione alla dichiarazione di conformità dell'usato, pensiamo all'automotive ad esempio, che è già da qualche anno che sviluppa questo progetto, e l'abbiamo portato anche alla nautica, dove attraverso una serie di controlli, una dichiarazione che riprende la storia dell'imbarcazione, si dichiara al cliente l'esatto stato d'uso pregresso dell'imbarcazione. Questo ha un valore importante per chi acquista un'imbarcazione, perché ne conosce la storia, ne conosce l'utilizzo e senz'altro rende più favorevole la vendita da parte degli operatori, perché c'è una maggiore trasparenza.
oltre al progetto della dichiarazione di conformità dell'usato, ANRL ha portato avanti un altro progetto che è stato varato proprio qui allo Yacht Med Festival, che è quello di un sito dedicato per gli operatori dove possono condividere sia le scorte di magazzino che lo stock dell'usato. Quindi una maggiore efficacia di impatto sul mercato, la possibilità da parte dei clienti di rivolgersi al proprio operatore e trovargliela senza difficoltà. Un luogo condiviso da tutti, e parlare di economia del mare significa parlare di 119 miliardi e dell'8,5% nel PIL nazionale. Nella nostra regione parliamo di 114.000 occupati e di 33.000 imprese. Parliamo di un sistema che offre ai territori circostanti oltre 5 miliardi di valore aggiunto.